Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati al consueto appuntamento con Stadium in TV, l'approfondimento sportivo sullo sport di base, quella lente di ingrandimento attraverso cui il centro sportivo italiano racconta ogni 15 giorni storie, aneddoti, personaggi inerenti alla promozione dello sport in Italia. Eccoci a settembre, alla fine di un agosto speciale, un agosto caratterizzato dalle straordinarie Olimpiadi di Parigi. E tante sono state le emozioni azzurre vissute in 16 giorni che resteranno nella storia del nostro sport. A Parigi 2024, infatti, il Team Italia è riuscito ad eguagliare le 40 medaglie record di Tokyo, ma vincendo più ori e più argenti. Oltre 80 sono stati i medagliati, il doppio di quelli della spedizione nipponica. Abbiamo anche stabilito un altro primato, vincendo purtroppo la classifica dei quarti posti con 25 medaglie di legno. Risultati che comunque testimoniano la grande crescita di competitività del movimento sportivo azzurro, tanto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso che alla cerimonia di riconsegna del tricolore, lunedì 23 settembre al Quirinale, saranno presenti anche gli atleti appunto che si sono appiazzati al quarto posto. Ed anche il Centro Sportivo Italiano, il CSI, a suo modo ha voluto seguire e raccontare i giochi olimpici parigini attraverso le voci di due ragazzi. Sui canali Instagram e TikTok del CSI, Angelica e Federico, due ragazzi di 17 e 15 anni, hanno fatto conoscere infatti ai giovani i valori olimpici attraverso vari contenuti social. Ed anche in queste giornate delle Paralimpiadi il CSI è stato presente nella capitale francese. Grazie al progetto Olympic Kids, finanziato dall'Unione Europea e dal programma Erasmus+, una decina di ragazzi e ragazze atleti CSI dell'Atletica Reggio e dell'Atletica Castelnuovo nei Monti sono volati agli Champs-Élysées. Arrivata all'aeroporto di Paris-Charles de Gaulle, la delegazione arancio-blu ha potuto quindi visitare i luoghi simbolo a cinque cerchi, come i giardini lungo la Seine, la Tour Eiffel, e applaudire successivamente i campioni internazionali presso la Concorde Stadium, lungo la grande passerella allestita proprio per la cerimonia d'apertura fra i Campi Elisi e Place de la Concorde. Tifo alle stelle, musica, danza fra stampelle e carrozzine. Una grande festa cittadina con il braciere alle Tuileries che si è riacceso. E fra i 4.000 partecipanti alla sfilata e allo spettacolo delle Paralimpiadi, la stella italiana Bebe Vio, scelta tra i tedofori. Il giorno dopo l'inaugurazione, tanto entusiasmo per i ragazzi del CSI in tribuna a seguire le prime gare del paraswimming presso la Defense Arena e le avvincenti sfide del nuoto paralimpico. Kids Running Towards the Olympics. Diffondere cioè i valori olimpici all'interno della società europea, a partire dai ragazzi fra i 7 e i 14 anni, invitandoli ad uno stile di vita sano e attivo già dai primi anni. Questo è stato in sintesi l'obiettivo del progetto europeo Olympic Kids, con i ragazzi e le ragazze europee coinvolti nelle attività nel vivo dell'atmosfera olimpica. E torniamo in studio dagli sport di vertice e dalle medaglie a cinque cerchi per parlare di altre medaglie. Altro valore, sì, ma uguale soddisfazione si è riscontrata infatti nelle finali dei campionati nazionali del CSI. Sì, ce ne sono state diverse, due disputate nel mese di agosto, la più recente è stata quella dello Speed Down. Riflettori accesi in Piemonte, motori sempre spenti perché solo la spinta gravitazionale muove fino al traguardo i bolidi del CSI. Vediamo come e com'è andata nel prossimo servizio. Bellissimo weekend di gara quello trascorso tra il 24 e 25 agosto in Piemonte per gli 82 equipaggi al via nel secondo appuntamento del campionato nazionale CSI di Speed Down, la simpatica disciplina sportiva dove ai piloti sono abbinate macchine senza alcun tipo di motore ma spinte in discese ardite dalla sola forza gravitazionale. Le difficili curve del circuito nelle valli dell'Anzo hanno visto al via diverse tipologie e categorie di bolidi, skeleton, carioli e kart con iscritte scuderie di 9 regioni italiane.
Le tre manche cronometrate sono filate via lisce lungo il percorso di quasi 2 km. Nella categoria C2 la vittoria è andata a Clemens P. Taylor, seguito dal fratello Jacob. In C4, sul gradino più alto, sempre la scuderia Spitaler con il papà Gerald, primo al traguardo, seguito da Giancarlo Fugazza, in testa nella classifica dopo le prime due gare di Pian degli Ontani in Toscana e di Viu, e da Emanuele Rosi. Nei C7 vittoria per l'equipaggio Cognolatto, seguiti da Barbero De Marchi e Migliani. Sarà in questa categoria lotta, sino all'ultima curva, l'assegnazione delle maglie tricolori. Un solo punto di differenza fra le prime due coppie oggi in classifica. Decisiva sarà l'ultima sfida in programma 21 e 22 settembre a Villa Basilica, nel Lucchese, in Toscana. Nella categoria C8 a vincere è stato il solito campione europeo Spartaco Targhetti, 12esima vittoria Viu su 13 partecipazioni, seguito dal compagno di squadra Maurizio Cristofanetti, che lo insegue in classifica generale dopo due prove a meno 15 punti, e da Fabio Lussignoli. Nella N5K primo posto per Antonio Cancelloni, 46 punti totali, secondo per Fabiano Dinelli, leader con 53 punti dopo le prime due gare, bronzo di giornata per Enrico Grossi. Nella C9 sempre straordinaria la gara di Maia Menini, seguita da Marco Vespasiani e da Andrea Cavalieri. La giovane romagnola del club Le Rosse Valsamoggia guida incontrastata la graduatoria piloti con grandi chance di arrivare al titolo nazionale CSI. Nello skeleton il neocampione europeo C10 Sergio Gori suona il cavaliere bianco Danilo Franzini, con a completare il podio Giuseppe Maggiali. Nella categoria Folk Italia vittoria di Gabriele Rosi davanti a Gianni Danieli. Nei trike ha vinto Massimo Balloni, seguito da Corrado Genovesi e da Marco Cappelli. Infine per le gravity bike successo dell'ottimo Luca Lusini, seguito da Susina 85, ossia Gabriele Giordani, e da Maxim Frega. Mentre nella Drive Trike Junior primo posto di giornata per Elia Bertagna, seguito da Simone Grossi e Federico Lussignoli. Ora per molte categorie si deciderà in Toscana sul filo dei decimi di secondo il titolo di campione nazionale CSI. L'appuntamento tricolore con la terza tappa dello Speeddown Italia è per il 21 e 22 settembre a Villa Basilica a Lucca. E dal confine francese andiamo giù fino al Tacco d'Italia in Puglia, dove ai primi di agosto ci sono state nel Bel Mare Adriatico le ultime vogate tricolori del campionato di canottaggio a sedile fisso. Vediamo chi ha vinto. Sono i vogatori remori di Brindisi, trionfatori del campionato nazionale 2024 di canottaggio a sedile fisso del Centro Sportivo Italiano, con 10 vogatori e timoniere. L'ultima e decisiva tappa, tenutasi domenica 4 agosto nello specchio d'acqua di Giovinazzo in provincia di Bari, ha incoronato l'equipaggio capeggiato dallo storico timoniere Francesco Romanelli. Nelle due manche di giornata il miglior tempo è stato sempre appannaggio dell'equipaggio della Ciurma di Vasto, che si è aggiudicato il trofeo dei gonfaloni e a cui è andato il successo di tappa davanti ai canottieri della Lega Navale Taranto e dei padroni di casa del Massimo Cervone Giovinazzo. Ma il titolo nazionale, in virtù del doppio successo nelle due precedenti tappe di Molfetta e Taranto, è andato, come detto, ai vogatori remori Brindisi, al loro settimo sigillo. A loro Serafina Grandolfo, presidente del CSI Bari, ha consegnato le canottiere tricolori listate dei colori arancio-blu del CSI dei campioni nazionali. Oltre a loro, da segnalare il riconoscimento ottenuto da Franco Romanelli come uomo simbolo del canottaggio a sedile fisso e dei valori dello sport. A lui una targa personale è stata consegnata dal giudice e membro della Commissione Tecnica Nazionale CSI di canottaggio a sedile fisso, Massimo Tavella.
ha parlato nettamente Tarantino alla classifica finale femminile. Nel derby tra le marinerie ioniche a laurearsi campione è stata la Lega Navale Taranto, che nelle acque di Giovinazzo si è confermata campione nazionale, imponendo i propri remi in entrambe le manche, dominando la prima e controllando nella seconda la possibile rimonta del forte equipaggio del Palio di Taranto 1. Argento sul podio finale. Il bronzo, dopo le tre prove, è andato al Taras, mentre quello di giornata del 4 agosto è stato del team Città di Taranto. Quinto, il Palio di Taranto 2. E adesso andiamo in campagna, dove nell'ambito del cartellone Estate in Sport 2024 il Centro Sportivo Italiano di Cava dei Tirreni venerdì 30 agosto nel Parco Centrale del Centro Cavese ha concluso Gioca Sport in Parco. Tre momenti voluti dal CSM italiano che, oltre ad offrire una serie di attività sportive, ha inteso valorizzare importanti luoghi cittadini come i parchi. Outdoor e parchi cittadini per lo svago, il benessere di relax e tanti giochi per bambini. Tre serate cavesi in agosto, una a San Pietro, una a Santa Lucia e l'ultima al Parco Centrale di Via Principe Amedeo, hanno tutte fatto registrare una presenza numerosa con tanti ragazzi ritrovatesi all'interno dei parchi per trascorrere freschissime serate all'insegna di divertimento attraverso una serie di attività sportive. I parchi per l'occasione sono diventati un vero e proprio villaggio dello sport, con attività di pallavolo, basket, minicalcio, percorso misto e attrezzistica. A Santa Lucia il 23 agosto 2 ore e mezza di intensa attività con la pallavolo, basket, minicalcio, percorso misto, conclusosi poi con la spettacolare tiro alla fune, dove i bambini si sono ulteriormente divertiti. Una sessantina i primi bambini a divertirsi il 2 agosto al Parco San Pietro, accompagnati dai rispettivi genitori e nonni. È un nostro pallino quello di poter fare attività dove c'è spazio. E quale spazio migliore? Quello di un parco urbano, specialmente per cercare di fare in modo che questi parchi vengano un po' così, cerchiamo di renderli maggiormente operativi, e abbiamo ritenuto opportuno, d'intesa anche con l'amministrazione, di portare avanti questo tipo di discorso. Lo abbiamo visto e lo vedremo nel corso della puntata, sta entrando nel vivo la stagione dell'atletica leggera. A pochi giorni infatti dall'imminente campionato nazionale CSI su pista di Riccione, in Cadore si è tenuta invece la prima prova regionale veneta del campionato di corsa su strada. Il prossimo servizio ci svela com'è andata Borca di Cadore. Lo splendido scenario delle Dolomiti, e in particolare quello della massa imponente e suggestiva del Monte Pelmo, il Trono di Dio, ha fatto da cornice alla prima delle due prove del campionato regionale veneto di corsa su strada. Si è gareggiato domenica 1 settembre a Borca di Cadore, località della Valle del Voite, a pochi chilometri da Cortina d'Ampezzo. Ad organizzare l'associazione sportiva Vodo, con il supporto del Comitato Territoriale CSI di Belluno e del Comitato Regionale CSI Veneto, con il supporto dell'US Pelmo. Come consuetudine, si è respirata una bella atmosfera di condivisione tra generazioni, con in gara piccoli e grandi, a gareggiare per le vie di Borca anche due vecchie glorie della corsa italiana: Gabriele Denard, 17 maglie azzurre ai campionati europei e due titoli italiani nel cross, e Luigino Bortoluzzi, iridato della corsa in montagna. Tra gli esordienti, successo per Chiara Denard e Stefano Aglione. Nei ragazzi brillano Caterina Belli e Nathan Fachen. L'oro, cadetti, è di Gioia Dolmen e Federico Gabbi. Primi nella categoria allievi, Elfen Triches e Simone Renato Malacarne. Nei juniores esultano al traguardo Silvia Buogo e Jacopo Turra. A vincere tra i seniores Nike Bergamo e Mattia Fenti, la compagna di squadra Manuela Bulf vola tra gli amatori A, mentre negli amatori B vincono Barbara Giacomuzzi e Gabriele Denard. Doppio successo tra i veterani per le atlete dello sport Atlante.
Nelle stesse categorie maschili, successi per Daniele Fantinelle e Luigi Bortoluzzi. La seconda e conclusiva gara del campionato regionale si svolgerà a Lonigo, in provincia di Vicenza, domenica 6 ottobre. E ritorniamo per un attimo al mare, sfruttando gli ultimi momenti di quest'estate 2024. Siamo andati a Genova, nel Mar Ligure, precisamente a Quarto. Dal 31 luglio 1926, l'inconfondibile struttura verde chiaro che si affaccia sul piccolo golfo di Priaruggia a Genova accoglie la sede dell'Unione Sportiva Quarto. Nel palmarès della storica società ci sono nella vela 9 medaglie d'oro alle Olimpiadi, oltre a molti titoli mondiali, europei e nazionali. Attualmente la squadra agonistica partecipa, oltre che a competizioni di vela, a gare di pesca, surf casting, ci sono relativi corsi e scuola tutto l'anno per adulti e bambini. La società è affiliata al Centro Sportivo Italiano, che con il Comune di Genova, nell'ambito del progetto Calypso, promuove attività di iniziazione alla vela per i giovani con problematiche di disagio psichico-sociale. Con il CSI la sinergia si sviluppa anche per la gestione dei centri estivi. Nel mare di Priaruggia, infatti, svolgono attività giornaliera ragazze e ragazzi che frequentano settimanalmente Altum Park. La giornata inizia con la presa in carico delle canoe dal magazzino sottostante la sede, seguita da un breve briefing con gli istruttori e poi tutti in acqua. Finora sono stati circa 150 i giovani che hanno provato kayak, SUP e, condizioni meteo permettendo, la vela. E ad agosto immancabile ormai da oltre 10 anni la presenza del Centro Sportivo Italiano al meeting di Rimini. La sintesi delle giornate vissute nel padiglione in fiera nel prossimo servizio. Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo? In un mondo dinamico e tecnologico è stato evidente nell'interrogativo del titolo del meeting di Rimini 2024 l'urgenza di scoprire ciò che conta veramente nella vita. Dal 20 al 25 agosto, all'interno della fiera riminese del meeting per l'amicizia fra i popoli, il Centro Sportivo Italiano, con lo staff formato dai suoi 24 volontari, ragazzi provenienti da 7 regioni e 11 comitati arancio-blu, ha offerto dal mattino alla sera un ampio programma di attività sportive adatte a tutti, grandi e piccoli. 8.000 le presenze che hanno potuto giocare sui campi del CSI all'interno dei padiglioni dello sport. Quest'anno l'offerta diversificata vedeva attività sportive come calcetto, volley, basket e spazi per giochi come biliardino, minigolf e tennis tavolo. La novità del 2024 è stata quella dell'area dedicata al pickleball e al badminton. E per tutti sempre a portata di mano: scacchi, dama, burraco e ancora pallamano, chuckball, roundnet, lotta olimpica, ultimate frisbee, ginnastica acrobatica, baseball, inline skating. Credo che la presenza del CSI a Rimini sia molto preziosa, perché è un bel polmone ed è anche una testimonianza di servizio, e non è soltanto un aspetto tecnico ma è un aspetto educativo, perché l'accoglienza, la gentilezza, la cortesia, anche il rispetto delle regole nei vari giochi ha un obiettivo educativo. Nel CSI, l'ho detto al convegno, si diventa soprattutto campione di vita, perché il CSI è fatto per le persone e dà l'opportunità, e lo stiamo vivendo anche oggi qua al meeting, a tanti ragazzi, a tanti giovani, a tanti adulti, di fare un'attività sportiva a misura di uomo, dove magari non si diventerà mai campioni di sport, ma si diventa sicuramente persone migliori e campioni di vita. E sempre all'interno del meeting di Rimini, sabato 24 agosto, assieme al presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio, nel convegno Campioni di vita, l'arte di rialzarsi, i campioni del mondo si raccontano, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile, ci ricolleghiamo così anche all'attività paralimpica di inizio puntata. Assai toccanti ed emozionanti sono state le parole, testimonianza di Annalisa Minetti.
La vittoria più grande senza dubbio è conoscere il mio aspetto materno, quindi la nascita dei miei figli di Fabio e di Elena mi hanno reso educatrice e quindi riuscire a percepire l'essere educatrice mi ha dato la possibilità poi di vedere lo sport e la musica come due grandi terapie, due grandi strumenti riabilitativi nei confronti di tanti di voi giovani. Essere oggi in qualche modo il capitano della squadra dei campioni di vita mi dà la possibilità di percepire tra le mie grandi vittorie la più grande. È stata senza dubbio avere la percezione del mio disagio come opportunità e riuscire a trasformare il mio disagio in energia. Vincere Sanremo è come portare un talento in realtà non costruito, non dettato dalla fatica. Quindi era un dono ricevuto da Dio, l'ho percepito come tale, sono salita sul palco, mi sono emozionata e ho vinto Sanremo. E questo è in qualche modo grazie a voi, ai vostri applausi, al vostro grado di in qualche modo percepire la mia musica. Però per me vincere una medaglia sportiva vuol dire aver faticato tanto, aver percepito quel percorso come la cosa più importante, ancora più importante di quella medaglia. Quindi senza dubbio le vittorie sportive sono in qualche modo più gratificanti proprio perché tanto faticate e tanto sofferte della musica. Non c'è limite fisico al mondo, disagio al mondo che possa limitare la volontà di ognuno di voi. Non bisogna essere nessuno per diventare o raggiungere qualsiasi obiettivo voi vogliate raggiungere. E tutte le persone che proveranno a limitarvi dicendovi quello che non potrete essere, ricordatevi il vostro volere. Ricordatevi che è da soli e poi insieme agli altri che ci si può costruire protagonisti e non limitarsi ad essere una comparsa. E lasciamo il Meeting di Rimini per andare a conoscere insieme i prossimi appuntamenti associativi. Cosa attende infatti il CSI nel mese di settembre? Con l'aiuto della grafica vediamo i prossimi appuntamenti. Più di 2.000 atleti saranno in gara presso lo stadio Italo Nicoletti di Riccione dal 5 all'8 settembre. Salti, lanci, mezzo fondo, sprint, in pista 23 categorie, Veneto e Lombardia hanno entrambe oltre 600 pettorali in gara, sfileranno 135 società sportive in rappresentanza di 41 comitati CSI e 13 regioni italiane. Il 15 settembre si svolgerà a Cavriglia, Arezzo, il campionato nazionale di mini golf organizzato dal CSI Arezzo in collaborazione con l'associazione Mini Golf Cavriglia. L'evento si svolge in forma individuale da squadre composte da due giocatori, anche di categorie miste. Domenica 15 settembre a Montorio al Vomano in provincia di Teramo, alle porte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, avrà luogo il campionato nazionale di strada su un percorso di 11,4 km, da ripetere più volte a seconda della categoria di appartenenza. L'atletica leggera sarà quindi la reginetta incontrastata in questi primi giorni di settembre, lo abbiamo ben compreso e lo hanno anche capito alcuni grandi campioni olimpici di questa disciplina. C'è infatti una sorpresa assoluta per tutti voi e per i finalisti di Riccione. Chiudiamo in azzurro e in bellezza questa puntata a 5 cerchi. Guardate un po' chi con me vi saluta. A tutti i ragazzi del CSI, in bocca al lupo. Mi raccomando ragazzi, lottate per quello che volete, non mollare mai e forza che ce la possiamo fare. Farvi un grandissimo in bocca al lupo per l'inizio di tutta la vostra stagione, di tutto quanto. Mi raccomando, spingete sempre, credete sempre nei vostri sogni. Sono qua all'Olimpico, il giorno prima del Golden Gala, volevo fare un in bocca al lupo a tutti coloro che gareggeranno a Riccione ai campionati nazionali. Mi raccomando, spaccate tutto. Ciao!